La sezione acquisizione consente l'inserimento di una singola prestazione nel sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali. Nella presente sezione l'utente può scegliere tra le seguenti voci: PS/PSA SINA per l'invio puntuale di una prestazione sociale PS o prestazione sociale agevolata PSA ed eventuali informazioni SINA per beneficiari disabili e non autosufficienti presi in carico dai servizi sociali. SIMBA per l'invio puntuale del modulo anonimo SIMBA per beneficiari minori presi in carico dai servizi sociali. Modifica dati ente. Permette all'ente erogatore di verificare la correttezza dei propri dati identificativi, oltre che di inserire e in caso aggiornare i propri indirizzi email. Nel caso di selezione di PS/PSA e delle eventuali informazioni SINA, si possono visualizzare in bozza tutti i record non ancora definitivamente inviati. Dalla schermata l'utente deve inserire una nuova prestazione cliccando su Nuovo, oppure cliccando sul box con la chiave inglese può completare o annullare una prestazione non ancora definitivamente inviata. Selezionando Nuovo, l'utente, che viene automaticamente riconosciuto, troverà una schermata in cui è precompilato l'ente erogatore, mentre sarà necessario inserire la provincia e il comune. Per procedere, cliccare sulla voce Avanti. Nella presente schermata, l'utente deve inserire i dati personali del beneficiario della prestazione, quali codice fiscale e dati anagrafici. Cliccando sul box Cerca beneficiario, i dati inseriti vengono verificati attraverso l'incrocio con altre banche dati. Successivamente si richiede l'inserimento della cittadinanza e della residenza del beneficiario. Si accede quindi alla presente schermata, in cui l'utente deve selezionare una delle opzioni proposte per la presenza prova mezzi e poi inserire il codice della prestazione. Infine, occorre notare che le prestazioni indicate nell'alert, il box giallo, non devono essere trasmesse poiché, essendo erogate da INPS, sono precaricate nel sistema. Sezione dati protocollo DSU, esclusivamente nel caso in cui si stia inserendo una prestazione soggetta a ISEE. Nel caso in cui, nel campo prova mezzi, sia stata selezionata, come in questo caso, una prestazione soggetta a ISEE, all'interno della schermata l'utente dovrà selezionare dal menu a tendina i dati relativi al protocollo DSU corrispondente, selezionando l'anno riferito alla presentazione della DSU in base alla quale è stata erogata la prestazione, il protocollo, ovvero il protocollo INPS della DSU, e la data presentazione. Si specifica che se c'è una sola DSU per un determinato anno, allora il dato è precompilato. Per quanto riguarda sia gli enti delle province autonome di Trento e Bolzano che le università, per quest'ultime, limitatamente alle prestazioni relative agli studenti stranieri, è possibile spuntare la casella Dati protocollo DSU non disponibili, poiché non utilizzano il modello ISEE, ma altre attestazioni analoghe. Nella presente sezione è necessario inserire tutti i dati relativi alla prestazione, a partire dal carattere. Il carattere è la caratteristica distintiva della prestazione e può essere occasionale se la prestazione è erogata in un'unica soluzione o periodica, qualora erogata per un certo periodo, ad esempio per 6 mesi. Solo se il campo presa in carico è stato valorizzato con sì e nel campo obbligatorio area utenza è stata selezionata la scelta disabilità e non autosufficienza, l'utente visualizza la seguente pagina aggiuntiva, dove inserire le informazioni e i dati relativi alla disabilità del beneficiario della prestazione. Per proseguire, cliccare su Avanti. Dopo aver compilato correttamente le precedenti sezioni,
All'interno della presente schermata, l'utente deve decidere se confermare o meno l'inserimento finale della prestazione. In ogni caso, i dati inseriti verranno salvati in stato di bozza e potranno essere completati e inviati in un momento successivo. Cliccando su Conferma, l'utente può tornare all'home page del SIUS, aggiungere una nuova prestazione. È opportuno compilare i campi con tutte le informazioni a disposizione, ricordando che i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori. Per qualsiasi ulteriore informazione, si raccomanda l'utilizzo della guida presente sul sito web dell'Istituto.